Kylie Jenner, quando avrò un bambino cancellerò il mio Instagram. Se c'è una persona che sa come si crea l'engagement, questa è proprio Kylie Jenner. Con una mossa Kansas City, la bella socialite ha appena pubblicato una foto con una camicia denim che copre curve e pancia, senza però confermare il suo stato interessante. I suoi segreti sono celati dalla moda overseas, e mentre i rotocalchi diventano pazzi e si lasciano prendere per il naso, è tempo per Kylie Jenner di rispondere alle promesse del passato e... Kylie Jenner aveva fatto una promessa. Se siete dei fan irriducibili della bella Kylie Jenner e, in generale, di tutto il carrozzone Kardashian, allora saprete sicuramente tutti i loro segreti e le storie più strambe che hanno animato le puntate dei loro reality show. Sì, perché ne hanno due. Uno è incentrato su Kim, e si chiama Al passo con il Kardashian, e l'altro è Life of Kylie, e parla proprio della piccola, sorprendente rivelazione di casa Jenner. Queste sorelle sono una miniera d'oro e di gossip, per esempio, Kim e Kanye West sono in attesa del loro terzo figlio da una madre surrogata, mentre Khloé, stilista per donne curvi di Good American, sarebbe incinta del suo fidanzato, e Toy Boy, Tristan. A quanto pare, Kylie Jenner si è fatta prendere dalla baby frenesia e sarebbe a sua volta aspettando un figlio da Travis Scott, il suo premuroso fidanzato. Insomma, per le Kardashian Jenner è stata una settimana impegnativa, e le belle sorelle si godono questa impennata di popolarità alludendo e pubblicando foto compromettenti, enigmatiche ma mai chiarificatrici sui social. Insomma, ci tengono sulla graticola, e lo stanno facendo davvero bene. E in tutta risposta, i fan rivangano il passato e una vecchia promessa. Correva l'anno 2015 quando Kylie Jenner, allora diciottenne, aveva candidamente ammesso che, nel momento in cui avesse avuto un bambino, avrebbe cancellato Instagram. Avete capito bene, Kylie Jenner che smette di fare quello che meglio sa fare nella vita, ovvero immortalarla su Instagram. Lo aveva dichiarato a Elle che l'intervista torna, rampante e più forte che mai, a perseguitarla perché ci sta facendo diventare pazzi, una volta che avrò un figlio, probabilmente non sarò più su Instagram. Penso che lo cancellerò e, non so, e vivrò la mia vita. La cosa aveva fatto moderatamente preoccupare i suoi 98 milioni e mezzo di fan, e adesso lo spauracchio è tornato più forte che mai. Ma sarà vero? E se un giorno, un bel mattino, ci svegliassimo e cercassimo l'ultimo scatto di Kylie Jenner per essere accolti da un terrificante messaggio di sistema, questo profilo non esiste più? Difficile a dirsi e, probabilmente, irrealizzabile. Se il senso del business viene prima di tutto, la piccola di casa Jenner è perfettamente al corrente che potrebbe trattarsi di una cospicua perdita economica per lei e la sua famiglia.